Ne avevo già parlato un pochino quando erano soltanto voci di mercato. Però ora è arrivata l'ufficialità. Beppe Marotta è il nuovo DS dell'Inter. C'è Cioè tu ha detto questo video, raga. Io rosico con un altro video sempre sulle notizie del calcio. E in questo caso riguarda il calcio mercato. Beppe Marotta è il nuovo DS dell'Inter. Io rosico 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 perché, ma non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. Allora, prima di tutto, Beppe Marotta è vero che non è il presidente vero e proprio, ma è il DS soltanto che si ingerisce i giocatori e può fare qualche cosa. Non il proprio il presidente che spende i soldi, il proprietario. Però diciamo che Beppe Marotta se parli di lui parli di un vincente cioè uno che alla Juventus ha vinto 7 scudetti consecutivi quindi parliamo di un vincente parliamo di un colpaccio di un colpaccio dell'Inter un colpaccio più di Spalletti più di a zero vari La Toro Martinez a Samoa e Debray e, e più dei vari colpacci di giocatori che ora sono importantissimi per l'Inter ecco così si andrà avanti perché io dicevo soltanto per il futuro perché, perché in, con questo passo per il futuro veramente ci potrebbe essere un anti che potrebbe fermarla perché per me, per il futuro, per fermare la Juventus, ci saranno soltanto le, il ritorno alle origini delle milanesi, perché eh, diciamo che Inter e Milan, quando sono scese, la Juventus ha sempre vinto, invece prima oh, un anno non vinceva l'Inter, un anno non vinceva il Milan, un anno non vinceva la Juve, e quindi eccetera, perché io sinceramente del mio Napoli e della Roma non ho troppa fiducia, per esempio il Napoli no, non c'ha eh, sempre questa generazione, oltre ai Napoli di Maradona e quelli degli anni 70, perché ragazzi, giocatori come merda anzi come insegna se lo scudetto non l'abbiamo vinto in questi ultimi 2-3-4 anni ehm, non li vinceremo per tanto altro tempo quindi dopo l'astinenza è troppo, troppo lunga perché il giocatori in Napoli non avrà più i giocatori per altri anni è quello che è successo all'Inter fino ad ora perché l'Inter in questo momento non ha giocatori come aveva prima come Ronaldo come Mazzola come Ibrahimovic ma soltanto buoni giocatori ecco questa è un'ascesa dell'Inter e ora se si va, in, se si inizia una nuova era, perché raga di è una nuova era parliamo per lo stesso argomento anche per il Milan perché per esempio il Milan che ne sono negli anni 70 aveva Pulici, aveva Chiaruggia aveva Rivera, aveva tutti questi giocatori poi arrivato alla, alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 po, 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 è sprofondato in Serie B prima per scandalo di Calciopoli di e poi dopo proprio per prestazioni sul campo e, e poi sette anni dopo è nata una nuova era, quella del di Gosacchi, di Van Basten e quindi è una nuova era, ogni squadra ha una propria era e una propria è una propria era se non mi veniva il termine in quindi ho detto, eh, diciamo una, una nuova era senza altri sinonimi, se no questo video dura 5 anni, comunque tralasciando questo discorso, è così che si va avanti, perché sono contento, però dall'altra parte ovviamente è rosico per il Napoli, uno solo per il presente perché Marotta veramente ora all'Inter potrebbe comprare giocatori importanti ma molto importanti, perché, perché veramente con Marotta si può tutto, perché Marotta è un c'ha i sorti vabbè non li caccia lui però comunque che ne so veramente potremmo vedere un modiccio all'Inter o altri colpacci ma anche non soltanto um, proprio fortissimi già oppure quelli che devono crescere ancora perché raga io una cosa devo dire agli interisti ma i agli interisti dovete stare con i piedi per terra perché? perché non dovete avere tutto questo scetticismo positivo iniziale per esempio oh, Cristiano Ronaldo quando andate alla Juventus tutti quanti pretendevano una tripletta alla prima contro il Chievo e invece Cristiano Ronaldo ne le prime 3-4 partite è stato a secco di gol e ora sta iniziando a ingranare Ancelotti quando è arrivato Carlo Ancelotti con... al Napoli sulla panchina del Napoli visto che lui e vincente si aspettavano che il Napoli comprasse Cristiano Ronaldo comprasse Cavani Benzema eh, Cross, Modric e tutti gli altri giocatori giocatori che nella storia del Napoli negli ultimi anni non si erano mai fatti e ora visto che non sono arrivati almeno uno di questi calciatori i tifosi di Napoli si sono incazzati, però invece abbiamo fatto un mercato intelligente che per il futuro perché tutti quanti hanno sottovalutato gli acquisti di Fabio Aruzzi e Di Verdi che sono giocatori giovani, di, di, te di tecniche e di qualità che possono servire per il futuro del Napoli. Ora Inter, ora che è arrivato Marotto, non ti devi aspettare che prende subito eh, Modric, Ronaldo, Messi e tutti questi Hazard, Neymar. Aspetta, perché io sono, sono sicuro, sono sicuro che con Beppe e Barotta faranno degli acquisti mirati e saranno azzeccatissimi perché Marotta alla Juventus sempre così l'ha fatto non vi credete cioè ragazzi se, se lo sapete Marotta non è che al primo anno che si è preso la Juve non è che al primo anno è subito ha preso da Glass Costa Di Balla Ronaldo Bernardeschi cioè poi col tempo ci è riuscito perché la Juventus agli inizi avevano giocatori come Vucinic come Pirlo come Matri come Vidal e era una squadra scalzone, nonostante che ne so con un grande allenatore in panchina 2011-2012 2012-2013 sono riusciti a vincere il campionato e di anno in anno vincendo sempre più Campionate si sono fatti i soldi e farsi la squadra quello che hanno ora, perché la Juventus negli ultimi sette anni hanno sempre vinto lo scudetto. Però la squadra che ha ora non è assolutamente paragonabile a quella di sette anni fa, al primo scudetto di questa lunga striscia di, di vittorie. Quindi, ragazzi, questo è il mio discorso. Oh, per la prima volta ho fatto un discorso proprio mirato che so tutto quello che cosa dirvi, devo fare i complimenti ragazzi. Veramente, ragazzi, mettete like e iscrivetevi al canale, questo video finisce qui. Se non siete d'accordo con me, mi raccomando nei sotto nei commenti senza insultare, se ne siete d'accordo ricordo mettete un like che cazzo ne so noi ci vediamo nel prossimo video ciao gioventù